Io sono qua oggi per raccontarvi una storia, che è la storia che parte da una ferita tutta mia, ma è anche la storia che racconta come questa ferita pian piano è riuscita ad aprirsi, a far entrare i sogni degli altri e in qualche modo a diventare il sogno di una città intera. Devo parlare di me, e non è sempre facilissimo farlo. Circa 15 anni fa lavoravo nel campo della comunicazione, ero una professionista, avevo una vita normale, anche felice, e ho deciso di fare un figlio. E quel figlio però non fu esattamente una passeggiata, perché il mio bambino non era come gli altri. Il mio era un bambino fragile, era un bambino diverso. Mio figlio era un bambino disabile. Quando nasce un bambino disabile, lo racconto quando me lo chiedono, ed è un'altra espressione se non quella di un treno in faccia. Tutto quello che erano le aspettative verso una vita, quello che era l'aspettativa verso una maternità, si sono completamente infrante davanti a quello che era accaduto. Io non ho avuto i fiori, non ho avuto il fiocco sulla porta azzurro o rosa, non ho avuto tutte quelle cose, non ho potuto neanche lavare i pannolini. La mia esperienza di mamma è stata un'esperienza dove esistevano fili, incubatrici, diagnosi, e la cosa più grave che mi è accaduta è stato che a un certo punto mi è stato proprio rubato il futuro. Qualsiasi mamma davanti a un figlio e spera nel suo futuro, io non potevo guardare avanti neanche un giorno, un'ora, neanche una settimana, perché non avevo idea di cosa sarebbe accaduto. Pian piano però diciamo che la vita si è evoluta, è cambiata, sono riuscita ad affrontarla e ha ripreso i suoi colori. Ho cominciato a guardare, a cercare di risolvere, di tornare ad esistere e di farmi cambiare da quell'esistenza. Non riuscivo più a essere quello che ero, perché Martino mi stava profondamente cambiando e non riuscivo a rimanere la persona che ero e fare il lavoro che stavo facendo. Nel cercare di capire chi era mio figlio, io ho incontrato la persona che avete incontrato prima, ho incontrato Bruna. Pian piano ci siamo resi conto che Martino era un essere pieno, profondo, pieno di pensieri, pieno di parole. Martino è un ragazzo zitto come Giovanni e non parla, è un ragazzo tetraparetico spastico, quindi è in carrozzina, e non si muove, non mangia, è incontinente, ma è profondamente intelligente, profondamente pieno, profondamente umano. Queste sono alcune delle parole che lui scrive, quella io penso che dicano tante cose, quindi le ho portate per farvele vedere. Questo è Martino. Pian piano cosa è accaduto però? Che anche io ero cambiata e non potevo più continuare a occuparmi di toni di fucsia, di t-shirt, di moda, di design, e ho cercato una risposta dentro di me. Cos'è accaduto? Io ho cominciato a unire due cose che mi erano successe nella vita, quindi la mia passione per il design, la mia esistenza e lui, quindi la fragilità. E insieme a un gruppo di amici fondiamo K-Lab. K-Lab è un progetto dove creatività, fragilità e si incontrano e dove vengono sviluppati progetti creativi insieme ai ragazzi con fragilità. Siamo partiti dalle parole in questo caso erano quello che avevo letto di mio figlio, ma erano anche quelle di altri 30 ragazzi con fragilità come lui, che hanno queste parole che io penso che siano pietre, siano parole come quelle che avete sentito prima, sono ungarettiane, perché sono faticose, sono piene, devono essere lì e vengono dette quando devono proprio essere lì. Quindi abbiamo cominciato con quadri, poi con t-shirt, poi con oggetti e pian piano abbiamo conosciuto altre fragilità e quindi oggi sono circa 300 le persone, quindi dai ragazzi zitti ma anche ragazzi che disegnano, che assemblano, che fanno cose, con cui stiamo lavorando per realizzare quello che è un sogno, quello che diceva prima Giovanni, il futuro di una vita intelligente. Poi cos'è accaduto? Questo è anche un libro che io ho scritto sulla sua storia, diciamo che pian piano mi sono appunto ritrovata come persona. Poi è accaduto qualcosa, è accaduto che mi ha chiesto il mio sindaco, ma mi ha chiesto anche la mia città, di candidarmi a delle elezioni, quindi di fare un percorso politico. Io non sapevo come affrontarlo, fino a quando non ho capito che dovevo trovare dentro di me il motivo per cui quella giacca la potevo indossare, il motivo per cui potevo fare questa cosa per la mia città. E mi sono pian piano inventata un progetto che si chiama Reggio Emilia Città Senza Barriere, ma da qua in poi userò il noi, perché oggi non è più un progetto soltanto mio, ma è un progetto che fa parte di una città intera, perché siamo in tantissimi a portarlo avanti, ed è partito da qua. Questa è una mappa che somigliava moltissimo alla mia, che è la mappa di una mamma con tutte quelle porte che deve aprire per gestire la vita di una persona fragile, di suo figlio. Quindi voi vedete scuola, supporto, salute, sviluppo, sono tutte le porte, le persone, e poi lei ha un'altra mappa con tutti i cellulari che ovviamente non ho portato, per tutti i contatti per riuscire a gestire la vita di questo suo ragazzo fragile. Ed era la stessa cosa che facevo io e che fanno tutte le famiglie come me. Da lì abbiamo pensato di provare a ribaltare la prospettiva, quindi non pensare a un progetto di welfare calato dall'alto, ma provare proprio a ripartire dall'esigenza delle persone
E quindi parlare con le mamme, con i papà, con tutte quelle persone che sapevano veramente cosa serviva loro, e in questo modo diciamo che è nato questo progetto, che ha fondamentalmente avuto 4 macro argomenti, 9 tavoli di lavoro, e poi è accaduta una cosa, è accaduto che la città intera è arrivata. Il progetto mi è scoppiato fra le mani e siamo tantissimi oggi che abbiamo lavorato su 9 tavoli di lavoro che vanno un po' a lavorare su tutti quelli che sono gli aspetti della vita di una persona con disabilità al di là della cura. Quindi quello che sembrava essere la necessità primaria, quindi il pulirsi, il mangiare, l'essere in luoghi dignitosi, era diventato proprio semplicemente la partenza da cui questa città poteva lavorare, ovviamente perché questa città aveva quelle caratteristiche di base. E quindi siamo andati a occupare tutto quello che andava al di là della cura, per cui le passioni, le emozioni, gli interessi, la sessualità, l'affettività, l'anima, che è poi quello che ognuno di noi fa tutte le mattine, ma che spesso per una persona fragile è data per scontata. E invece no, noi siamo andati proprio lì. E da qui sono partiti appunto tantissimi progetti. Questo è per farvi vedere Notte di Luce, che è una serata in cui tutta la città di Reggio Emilia arriva, si spengono le luci, vengono accese migliaia di candele per testimoniare l'importanza della differenza e della disabilità come risorsa. E quindi poi pian piano anche della fragilità. I progetti sono tantissimi, non ve li voglio elencare, sono 49 progetti che in una squadra di 3-4 persone abbiamo sviluppato nell'arco di alcuni anni, proprio perché non sono più nostri, sono diventati veramente di tutti, e Reggio Emilia ha avuto una cosa, io credo, la capacità, il coraggio di essere fragili, il coraggio di dire che io sono disabile, io sono matto, faccio fatica, e di prendere questa fatica e portarla e farla diventare un'opportunità per tutti gli altri. Abbiamo fatto una palestra accessibile per le gravi disabilità, abbiamo fatto progetti creativi dove arte e fragilità si sono unite insieme. E la cosa incredibile è l'effetto moltiplicatore che la gente ha dato e il fatto che le persone hanno portato veramente il loro vissuto dentro questa grande cosa che io credo sia adesso Città Senza Barriere. Poi pian piano diciamo che si è ulteriormente amplificato il discorso, nel senso che proprio nel ragionare, nel pensare a progetti nuovi, ci siamo tornati a interrogare su una cosa, e che è questa, che l'abbiamo chiamata il diritto alla bellezza. E ci siamo chiesti come mai spesso i luoghi, i progetti e le situazioni legate alla fragilità in qualche modo avessero lasciato la bellezza fuori dalla porta, fuori dall'uscio. Come se in questa città, soprattutto perché siamo una bella città pratica, dove insomma siamo bravi, siamo efficienti, però siamo, a volte diciamo che soprattutto in questo campo eravamo un po' grigi, per cui c'erano questi luoghi un po' tristi. E quindi cosa ci siamo detti? Abbiamo provato a capire come fare a riportare la bellezza e a provare a dire che il bello e il buono potevano stare insieme. Anzi, che proprio perché se una persona è già fragile, se noi la rendiamo e la mettiamo in luoghi anche brutti e facciamo con questa persona cose di poco valore estetico, in realtà la stiamo marginalizzando a nostra volta. È un modo per offenderla ulteriormente. Quindi ci siamo detti, abbiamo partecipato a un bando del Ministero Pari Opportunità che abbiamo vinto, siamo arrivati secondi ma con il maggior finanziamento nazionale, e abbiamo provato a fare una cosa, io credo, molto importante. Abbiamo provato a scrivere il manifesto del diritto alla bellezza, partendo dalla fragilità. Quel giorno abbiamo fatto un evento partecipativo in cui abbiamo scritto questo manifesto che dice, io credo, cose molto importanti, e eravamo in tantissimi. Io non so come raccontarvelo se non dopo con un video che vi farò vedere, perché anche qui è veramente stato un incanto, qualcosa di incredibile, che una città intera sia stata un giorno intero a lavorare per scrivere questo manifesto a qualcosa di sognante, di cui io sono molto orgogliosa come cittadina. E il manifesto, il progetto cosa vuole fare? Vuole provare a dire che a provare a migliorare i luoghi della fragilità e renderli luoghi belli, quindi abbiamo tantissimi architetti, ingegneri, grafici che stanno venendo come volontari per cercare di migliorare questi luoghi. Vuole provare anche a migliorare la progettazione dei servizi, quindi a provare a dire che all'interno di della rete dei servizi la creatività, la bellezza devono esistere, devono partecipare nel quotidiano di questi ragazzi, perché proprio nell'incrocio fra fragilità e bellezza ci siamo accorti che c'è una capacità generativa incredibile, riabilitativa, con K-Lab l'abbiamo dimostrato, perché i ragazzi e le persone fragili quando incontrano la bellezza alzano la testa, ma nello stesso tempo anche quelli che sono i vari attori della creatività, nell'impastarsi, nel toccare, nel ritornare nei luoghi della verità, in qualche modo hanno una alzata di sguardo. E quindi questo incontro è un po' una magia. E poi noi vogliamo anche provare a far sì che le imprese della città, e quindi che le aziende, stiano con noi
e provare a fare prodotti insieme, non soltanto come fa K-Lab, che va benissimo ed è uno dei partner del progetto, ma proprio come città intera, per dire roba anche mia, per dire che la fragilità non è una questione di addetti ai lavori, non è una questione di tecnica, ma è una questione di ognuno di noi, ci tocca da vicino e non possiamo dimenticarci che esiste. Questa è la giornata della Diritto alla Bellezza. Questa è un po' la firma del manifesto della tarda sera, quando, dopo tante ore di lavoro, e io credo che non ci sono venuti, per esempio, Max Casacci di Ipsosonica, è venuto Paolo Verri di Matera, Capitale Europea della Cultura, sono venuti TAM Architetti, sono quelli che costruiscono gli ospedali per emergency, è venuto tanto mondo, tutti mischiati, tutti insieme, per scrivere questo manifesto. E io qua ho il video, che spero che possa partire, che racconta quella giornata in cui abbiamo provato a fare questa cosa tutti insieme.